Salve Valeria, eccoci qui un nuovissimo episodio. Siamo su The Witcher 3 Wild Hunt. Come sempre, io sono l'Arax di Cormaris. E nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la piccola missione secondaria della Caverna dei Sogni. Qui, che tra l'altro video è stato segnalato per monetizzazione limitata. Speriamo che il ricorso lo vinco. Ma secondo me è stato il fatto che la sirena è un po' nuda, ha dato problemi al sistema. Ma ora più che mai andiamo a completare nel cuore del bosco, perché a questo punto ovviamente pian piano recuperiamo gli equilibri. Quindi, senza fare solo contratti o solo missioni secondarie, direi possiamo alternare un attimo. Quindi facciamo una missione secondaria e un contratto. Quindi andiamoci a fare questo bel contratto. Tra l'altro siamo a Feirlund. Questo piccolo villaggio rinomato perché vi abitano i migliori cacciatori di tutte le Skellig. Ok, quindi dobbiamo cacciare uno spirito del bosco. Un Lesher? Non mi viene in mente altre grandi idee, fondamentalmente. Qui ci eravamo già passati e abbiamo visto che c'era un raduno di persone. Vogliamo vedere un attimo cosa succede. Oh! Sì, è un Leshen. The monster's killed five already. He doesn't give a rat's arse about paths or tracks or me or you. He's a plowing beast from the plowing forest. Split his ribcage. A strong one, this spirit of yours. That's Decisamente. So? And who might you be? Sono Geralt, un Witcher. Geralt, I'm a Witcher. A killer for hire. What do you seek here? No, quella è la scuola del gatto. What notice? This village is home to decent folk only. You won't find any work here. Sure about that? Beast that did this? It's aggressive and incredibly strong. I can help you for a price. I like this man. Ply your trade, Witcher. I believe we will agree terms. Che aspetto avevano gli altri cadaveri? Birds pecked apart his entrails. And here. Tooth marks. A large dog. A wolf, maybe. This the way it always kills? Only cowards. True warriors. Men with the hearts of predators. The spirit grants them an honorable death. Non mi conforta comunque come cosa, però sono più convinto ancora che sia un Lesher, perché prima di tutto riesce a comandare la natura, perché ha creato questo groviglio. Secondo, ha i corvi. E noi l'ultimo Lesher che avevamo cacciato ci aveva detto Geralt che i corvi servono i Lesher. Terzo, i lupi. I Lesher evocano sempre i lupi. Quindi chi è questo spirito della foresta? Who or what is this woodland spirit? Tell you what it's not. Any of your concern. It's a common beast. Murders any man who ventures into its territory. Exhaustive as descriptions go. What does this spirit look like? Anyone seen it for themselves? No man alive has. Oh, great. Confortevole. Really helpful, all of you. Perché questo spirito esige vendetta? You said the creature wants revenge. Why? For what? Our forefathers hunted with spear and knife. This pleased the woodland spirit. He let us live in peace. E ora come cacciano coi fucili e arpioni? He killed back then too. He's always killed. How many lads died trying to become hunters? Now, since our hunters died in the war, the beast turned even more bloodthirsty. We are ungrate. What others buy with gold, we buy with our lifeblood. We are slaves to fear, spread by blind fools like you. These woods are ours. High time we put an end to this beast. Tutto sommato concordo con il ragazzo più giovane. Ok, le tradizioni, ragazzi, ma bisogna essere progressivi. Basta così. I've heard enough. You've got a monster problem, that's clear. Just not sure you want it solved. Oh, we do. Come see me. We'll figure us a fair price for the beast's head. Our little talk while I looked over the corpse? Not nearly enough. Need to look around, figure out what I'm up against. Be not rash, killer. It's not too late to bring back the old ways. I'll decide what to do. But start collecting coin, just in case. Onesto, onesto. Una volta tanto Geralt non viene trattato malissimo, anzi viene quasi rispettato da entrambe le parti. Comunque usa vabbè, i sensi da Witcher per esaminare le tracce e scoprire qualcosa di fondo. Ok. Got a trail to follow. Wonder where it leads. Ottima domanda. Thin and deep cuts, not unlike a razor.
ha degli artigli. Effettivamente, per quanto riguarda la descrizione dell'Escher, non mi ricordo che tipo di artigli aveva. Sicuramente non la descriverei come una persona dalle dita soffici, ecco. Secondo me sarà una persona particolarmente assetata di sangue. Evitiamo quegli stronzi. Quindi abbiamo un altro. Ma ciao, Bijou. Smashed bones. That takes strength. No point in trying to parry its blows. Come del resto succede con i Lasher. Ora non so se è tipo una specie di bias di conferma, però sono abbastanza vivo, sono praticamente quasi sicuro che si tratti di un Lasher. Ok, un po' di fegato di lupo e robe simili raccolgo, anche perché in generale è sempre scomodo andare a raccogliere fegati di lupo quando ci servono. Vabbè che ormai abbiamo la roba per uccidere i... come si chiamano? I nostri amichetti. Ok, non era necessario gli igni, però era sempre più efficace, lo reputo sempre abbastanza efficace. Dicevo, abbiamo il veleno per uccidere i cosi, come si chiamano, gli animali superiore, quindi ormai non ci serve più a tanto, però credo che in questa parte del gioco nulla serve più effettivamente a tanto. Ecco. Quanto lo sapevo! Damn it. Probably marked one of the villagers. Ah, devo consultare i bestiari, ma in realtà già lo conosco, già abbiamo affrontato l'Escher, essere dir vero. Solo che... ma no, in realtà è uguale agli altri, perché se ci fate caso, questo... specifichiamo, ragazzi, queste, quelle dei cervi, non sono corna. Le corna sono quelle che vi mette la vostra fidanzata o vostra moglie. Questi si chiamano palchi. Le corna sono questi pezzettini qui, no? Immaginate che io li stia tagliando. Ecco, questo è un corno. Questo è un corno. Questo è un palco. Quindi questo, il Leshen, è Kerun, quello che cacciamo. Qui abbiamo scoperto che corvi servono i Leshen. Sono, tutto sommato, palchi da cervo. Questo è un palco, sempre, però credo da renna o da alce. Insomma, siamo lì. Però comunque non lo reputo tutto sommato diverso. Le dita, come vedete, sono sempre più o meno simili. Magari lui ha le dita un po' più affilate. Comunque alcuni mostri sono così potenti che la popolazione locale finisce per venerarli come se fossero divinità. Questo era il caso dell'Eschen che abitava i boschi vicino al villaggio di Fairlund, nelle Skellig. Gli anziani erano convinti che il mostro vegliasse su di loro, difendendoli dai nemici e addestrando i loro cacciatori. Il Witcher invece aveva i suoi dubbi. I Leshen sono creature infide ed egoiste, e quello che viveva nei boschi di Fairlund certamente non faceva eccezione, e su questo sono d'accordo. Geralt sapeva che non sarebbe stato facile liberare gli abitanti dal villaggio dalle grinfie del loro ipotetico protettore, ma decise di provarci ugualmente. Leshen note come lo spirito della foresta era così potente da padroneggiare l'arte dei marchi, il che significava che aveva influsso la propria essenza vitale in uno degli abitanti di Fairlund. Finché quello sventurato fosse rimasto nei pressi del villaggio, il Leshen sarebbe rinato ogni volta nella sua tana. Ma una volta eliminato il marchio, eliminare il Leshen sarebbe stato semplice. Il mostro controllava molte creature nel bosco e dunque poteva contare sull'aiuto di lupi, corvi e persino degli alberi stessi. Per fortuna aveva un punto debole, era vulnerabile al fuoco e nella fattispecie al segno igni. Il segno che meno di tutti siamo, cioè, bene, fantastico, magnifico. Non vi sentite pure voi un pochino felici di questa notizia? Puttana troia. Allora, te guardate quanto cazzo è bello questo laghetto, che non so se è effetto dell'acqua, ha creato tipo una nebbiolina sopra, una leggera condensa. Comunque è molto molto bello, anche se non ci farei mai il bagno, perché una volta mi sono fatto il bagno nel fiume, fa veramente schifo, ragazzi. Per la gente di mare fa schifo farsi il bagno nel fiume, perché si è tutti impregnati di fango alla fine, non c'è sabbia o pietre. Mio parere personale, per amor del cielo. Mentre andiamo a dare un'occhiata al fabbro, magari si vuol fare una bella partita a scacchi. Dove cazzo è il fabbro? Ah, eccolo. È là, vecchio mio. Da cosa l'hai detto, eh? Da cosa l'hai capito? Vediamo cos'ha per curiosità. Show me what you got then. Wow. Wow, ragazzo. Calma.
Un bel po' di roba che non posso proprio equipaggiare. Oltre, vabbè, ai soliti schema, spada d'acciaio elfico, kit di riparazione, pietra runica, cerno bog maggiore, questa non è male. Non sai che ti dico, ma vaffanculo lì. Una volta tanto direi che possiamo comprargli tutto. Che altro perché siamo arrivati in un certo punto che credo che le armature uniche siano dietro l'angolo. Quindi credo e suppongo più di tutti che sia necessario conoscere abbastanza rune per potenziarle nel migliore dei modi. A parte questo, non hai nient'altro di particolarmente interessante, quindi possiamo andare direttamente nella sezione addio. So long. Salvare. Vaffanculo. E ci facciamo una bella partita Gwent inauguratoria, diciamo così, signori. Voglia di giocare a carte. Del resto, non credo sia particolarmente sveglio il ragazzo. Scusate, piccolo momento sorsetto. Sicuramente mi toglie il corno del comandante. La balista. Non malaccio, eh. Ok, guarda, ti do anche un aiuto. Così fai 6, ragazzo. E io mi guadagno belle 2 carte. Utili, estremamente utili. Fanculo, stronzo. Io devo trovare questa carta. La devo trovare assolutamente. Non so proprio come cazzo fare a trovarla. Nessuno ancora me l'ha data. Del resto è anche vero che non ho ancora trovato le sfide di Gwent o le corse in questa zona. Ok, 31. 31. Questo è un po' un dramma quando evocano sempre la sezione vampiri. È sempre una bella rottura di cazzo, onestamente. Ma sai che sono tentato a passartelo? Una volta tanto, cioè è raro che succeda, ma una volta tanto ti dico, guarda, tienitelo tranquillamente. Ok, vediamo cosa fa. Passa. Prevedibile. Ma sì. Effettivamente lui ha così poche carte, non si potrebbe permettere un affronto. Però comunque mi ha messo in realtà sbagliato perché mi ha messo in vantaggio. Per cui mi ha fatto pescare di nuovo un'altra carta, sono a 12 e tu comunque sei ancora a 7. Quindi non è stata tutto sommato questa grande trovata. Ora butteremo prima giù tutte le nostre carte dorate, sperando che lui non abbia, nel momento che ammazzo bestie, qualche altro strano gruppone di robe strane che evocherà 50 carte insieme. Ok. Tanto noi per ora abbiamo sempre un botto di carte dorate. Vabbè, sì, il Keren. Tra l'altro una carta dorata che dà, che ha un effetto, sono veramente rare, fateci caso. Noi abbiamo solo Yennefer che può fare questa roba. Il demonio, nulla di che. Ho visto di peggio, onestamente. Però sì, pur volendo non ci potrà mai battere. Sì, ok, bravo, però non è concluso un cazzo. Ok. Ad avere quella carta che fa danno 7 e distrugge le carte 10 quando hanno la somma di 10 non sarebbe veramente affatto male. Veramente non sarebbe affatto male. Io ti butto questa con tranquillità. Chi è? Succhia. Effettivamente potevo farmi i cazzi miei. Potevo farmi i cazzi miei, lo ammettiamo. Ok. Vabbè, lui non ha praticamente più carte, l'ha buttata a caso. Però noi possiamo fare 1, 2 e ci tiriamo fuori la torre d'assedio.
Eccola qui. Nonostante la nostra più che schiacciante vittoria, mi voglio assicurare proprio di essere cattivo. Shbam. Tranquillamente. Non si è minimamente dimostrato questo avversario di particolare grande forza. Spero un domani di riuscire a ottenere la nostra più che ben agognata carta dell'elfo, del profeta elfico, come cazzo si chiama lui. Ok, tu sei il fabbro, però non hai nulla che mi permetta di potenziare anche minimamente la cosa, la mia spada, l'affilato, la cote. Ok. Ora salviamo e direi che mi sembra più che duopo sentire entrambe le versioni. Didn't have many friends, did he? Folk aren't willing to look at this kind of death today. But in the past, I remember, I was just a lad. Lugos Herlip led a raid on our village. Found nothing but silence and fog. I could barely make out my pa and my uncles lying in wait behind the trees. I remember how they hunted down one warrior after another, and once they surrounded Herlip himself, well, I believe he'd rather have faced the woodland spirit. Your spirit is a very old Leshen. He's dangerous, but I should be able to deal with him. Rid us of him? Yet he's what made us invincible. Turned us into great warriors. Il tuo spirito non è altro che un mostro. Maybe I wasn't clear. The woodland spirit is a monster. Cut with a sword, he'll bleed and die, like you, like me. He's much more. Thanks to him, the woods teem with game, and our women bear strong babes. The power of the woodland spirit makes us the best hunters in the Isles. Sulla selvaggina ti posso dare d'accordo, sulla seconda parte no. Not every lad who sets out to be a hunter survives the sacred ritual. But aren't witchers made at similar cost? Sì, però noi ci affidiamo più alla scienza. Esiste un altro modo? Back by the tree, you said you know another way to stop the Leshen. We must return to the old path, restore the old ways. Roam the woods with knife and spear, fight on even terms and prove our non valor. Credo. That would please him. Our ancestors placed the Covenant Stone in the woods, laid sacrifices of prized game on it, and thus made a pact. Do as they did. Go south along the brook, submit to the trial by burning a sacrifice of wolves' hearts on the sacred spot. Non ho ancora deciso. Haven't decided what to do yet. Try to kill the woodland spirit and you'll bring his wrath upon us all. Vedremo. Gotta give this some thought. So long. Sentiamo l'altra versione, anche se tutto sommato, vi devo dire la verità, mi convince per un cazzo la parte dello strigone, ma anche più che altro perché il Leshen non è un essere veramente senziente, cioè senziente, civile, ok? Abbiamo incontrato Succubi, quel demonio metà uomo, metà porcello. Si poteva discutere, ci si poteva affrontare da questa maniera diplomatica, un Leshen no. Chi mi dice che questo fra 50 anni decide di cambiare tutto, dice vaffanculo, ora inizio a ammazzare tutti gli abitanti? Non è un'idea particolarmente brillante, no? Quindi, vediamo cosa da dire il nostro amico. Sven, come quello di Skyrim, il bardo. Went to look at the tracks in the woods. Spirit sure knows how to make an impression on intruders. Told you, he likes killing. Almost certain we're dealing with an old Leshen. An ordinary beast then, just as I said. Non direi. Not so ordinary. Monster like that's a serious threat to the village and to me if you decide to hire me. Oh, don't you fret. We'll have the gold. Just one small problem. The Leshen's marked one of you. As long as that individual lives near its domain, the beast can't be killed, not completely. Sooner or later, it'll be reborn. Must be one of the elders. Harald, I'm sure of it. You heard him.
Words aren't enough. Gotta find the mark my way. Folk won't believe you. They'd never listen to an outsider accusing one of their own. But you find the marked one, and I'll handle the rest. Gotta use my senses. Find the one marked by the woodland spirit. Nel senso che... qui sento rumore. No, vedo dei corvi, più che altro. Mi sembra palese che qui ci sia l'Eshen. L'Eshen ha chosen the girl. Damn it. Io per ora sarei sempre per avvicinarmi all'idea di Sven. Quindi ha scelto quella ragazza, ma se la dovremmo semplicemente allontanare, non gli possiamo dare un po' di soldi, diciamo, ehi, vatti a fare una bella cosa senza di ucciderla in piazza, ecco. Però credo che entrambe le scelte siano scelte di merda, vero? Come sempre in The Witcher. So, find out who's mates with the beast? It's not intentional. The marked individual has no idea. You don't know the elders like I do. Every last one of them codgers would surrender his mother to please the monster. And no point in mincing words. Said yourself, the monster's helper must die first. Dovete liberarvi della persona con il marchio. Dovete esiliare la persona con il marchio. No one needs to die. The marked one should leave the village. That's enough. If they never return, the Leshen will never be reborn. Did you hear what the Witcher said? We've but to banish the elders. No, non ho detto questo. E Hilde. The Leshen's marked Hilda. Hilda? We must banish her. Said so yourself. But she's one of us. For the good of the village, Sven. E la tua amata? Drive her out. Make sure she knows she's not to return. Ever. Non andrai con lei, Sven? Not going with her? Funny, thought you cared for her. Tend to your own affairs and leave me to mine. I did what I had to do. Now it's your turn. Ok. Effettivamente non credo possiamo fare tutti e due. Cioè, o faremo una o faremo l'altra, purtroppo. Ma senti chi cazzo parla, non hai un bel aspetto. Te che stai per morire di tosse, vaffanculo. Proprio perché la gente piange? Credo piange perché abbiamo allontanato la figlia, la sorella, tipo. Quindi per il momento direi... No, ma io sono sempre dell'idea di distruggere tutti i totem. Cioè, vaffanculo, fare accordi con i Leshen. Ma ancora, se dobbiamo fare, ripeto, se dobbiamo fare accordi con una succube, accordi con un ancestrale, un golem che sappia parlare, ma ben venga, l'avrei fatto anche abbastanza volentieri. Trovarmi a fare accordi con dei Leshen, spiriti sempre e comunque molto cattivi, che idea di merda. Ah, ok. Quella era una trappola? Ci hai provato. Ok, vediamo gli altri due altari dove sono per capire quale prima. No, vabbè, io credo sia abbastanza indifferente quale altare andare prima. Ok, quindi facciamo una bella corsetta e andiamo al prossimo altare. No, comunque stavo dicendo, ragazzi, no, non mi fido minimamente dell'idea di fare un accordo con un letto. Veramente la reputo, per me è peggio che una follia. Ma anche perché, come vedete, l'accordo c'era. E bene o male loro... Ok, lui l'ha infranto. Quindi andare sempre lì dietro a sacrificare persone per il bene del villaggio. No, vaffanculo, se avete problemi con vicini, con altri Jarl, vi impegnate nella una politica un po' più pacifista. Che ok, oggettivamente è tanto da chiedere per un gli uomini del nord, però preferisco quello anziché trovarsi a combattere, cioè comunque essere sotto il servizio
di un Leshen molto meglio. Però questa è la mia assoluta idea. Ok. E lì. Ma prima di questo andiamo a dare un'occhiata a... Perché me li hai aperti tutti, vaffanculo. Creature ancestrali. Spirito della foresta. Ok, igni. E un guento anti-ancestrale. Quindi prepariamoci come si deve. Un guento anti-ancestrale è quello nero. E questo qua, tra l'altro superiore. Mi dai questo. Poi anti-bestie all'arma d'acciaio. Decotto di troll mi va bene. 1% di resistenza a tutto, ma che cazzo me ne frega oggettivamente. Decotto di Necker, potenza d'attacco, non male. Questo me lo togli gentilmente. Rigenera il vigore in combattimento. Rondine migliorata, non mi dispiace. Andiamo a dare un attimo un'occhiata anche se possiamo creare qualche altra pozione magari interessante. L'alcol no, le bombe no, le cotti no. Qui cosa ci manca? Mutagine di Arrakas, l'arcigrifone di demonio. Echidna, che in realtà di Echidna ne abbiamo ammazzate anche un bel po', eh. Pozioni ne possiamo migliorare qualcuna, manco per il cazzo. Beh, mutageni si vedrà in seguito. Unguenti li abbiamo migliorati. Il migliorabile. Mi dai la bomba al Dimeridium, perché non... è sempre quella che abbiamo lasciata da secoli fa. Non si sa mai come andrà a finire la situazione. Facciamo un bel salvataggio. Eccolo lì. Eccolo lì. Non credo sia abbastanza difficile ora affrontarlo. Siamo comunque ben più che preparati. E qui. Non credo sarà amichevole per un cazzo, sai? No! Non è amichevole per un par di coglioni. Ok. Ok. Fanculo. Ecco, dobbiamo evitare la nota. Ma non servono nemmeno le pozioni, sai. Ok. L'unica fortuna è che è lento. Anche se, guardate, la vita ce la sta togliendo, eh. Noi, grazie a Dio, il fatto che sono bene o male abituato ad affrontarli. Ok. Meglio se evitiamo di giocarci. Lo ammazziamo e basta, perché si richiama tutto lui. Mi ero eccessivamente preparato. Tra l'altro, spirito della foresta. Porta a termine il controllo dello spirito della foresta. No, che te ti avevo sentito. Altri stronzi in giro? No. Bene, l'abbiamo sistemato in maniera più che pratica. Ok, poi del resto... Anche qui Leshen li ha protetti. Non è che li ha protetti Leshen. Leshen stava proteggendo il suo territorio, dove in mezzo c'erano anche gli abitanti. Per questo, per riferimento al fatto che ha detto il vecchio, quando è arrivato là Lugos Labbro Leporino, si è alzata una grande nebbia e li ho ammazzati uno alla fine. No, ma non perché vi vuole bene, perché insomma stavano entrando nel loro territorio, nel suo territorio. Del resto qui ci facciamo una massima morale, che è, per quanto possa essere discutibile e per quanto possa fare comodo avere un padrone, vi ricordo che la cosa bella, la libertà, non significa avere un padrone giusto, significa non avere padroni. Quindi per quanto il Lesher poteva comunque essere buono,
è comunque un padrone, padrone della foresta. Chi entra nella foresta muore, punto. Quindi non difende il villaggio fondamentalmente. Frammento infuso, legname indurito. E giustamente abbiamo il trofeo di Leshen. Ora c'è la scena della nostra bellissima Miracle Blade 9000 e il suo taglio affilato. In realtà il nostro Geralt ha preso lezioni dallo chef Tony. Ok. E ti dico, è anche figo. Cioè, per me non si intona anche molto con... Oh, ma che bello. Guardate il gancio, si vede una volta tanto. Vedete questa piccola cosa di ferro qui? No, vedete? Quella deriva da The Witcher 2, grazie a Dio. Anche se il palco non era propriamente così che io ricordi. Non era proprio così. No, il palco è proprio sbagliato. Ma mi hanno sbagliato la testa dell'Escher. Mi hanno messo il Escher sbagliato, ma porco Giuda. Grazie a Bede non sarebbe stato facile liberare gli abitanti del villaggio di Ginfe e il loro ipotetico protettore, ma decisi di provarci ugualmente. Una volta eliminato il marchio, eliminare l'Escher non sarebbe stato semplice. Il mostro controllava molte creature del bosco, aveva potuto un segno deve. Il Witcher riuscì a uccidere l'Escher, mettendo fine al suo regno di terrore nei boschi, il Faerûn. Ma i guai degli abitanti non erano ancora finiti. Perché mai? Tra l'altro, quanto sarà inutile questa testa da 1 a 10? 20. Porca troia. Ma dammi dei bonus significativi, che ne faccio dell'esperienza, di avere più oro. Porco Giuda. E mi piaceva anche particolarmente, anche se avevano pure sbagliato la testa, perché come avete visto la testa che era appesa al cavallo era un palco di cervo. Quella invece che aveva il Leshen che abbiamo ucciso aveva un palco, e vi rammento un'altra volta, il palco sono le corna praticamente, anche se non si chiamano corna. Un palco di renna, alce, eccetera, eccetera. Ok, ritorniamo quindi al villaggio. Ma tu perché i guai non dovrebbero essere finiti? Cosa è successo? Cioè, abbiamo rotto quale strano equilibrio naturale? Come on, Roach. C'è la nebbia perché il clima, giusto? Il clima della zona prevede la nebbia. Me lo auguro. No, no. Qualcosa mi dice che non è il clima della zona. Allo? Si sono suicidati? Cazzi loro. Effettivamente non abbiamo nemmeno pattuito la ricompensa. Hey! Look at this. Told you the Witcher had solved this. What happened? You rid us of the beast. We rid ourselves of its accomplices. Don't worry. Non doveva funzionare proprio così. I earned your coin, you did. Sei un assassino. Nothing's changed. Leshen's gone, true. But a murderer still haunts the village. Ma è vero. Your work is done, Witcher. You've done your part, and I've done mine. Tutti hanno assistito all'omicidio. Think the village will go along with this? Folk will calm down. Realize the guilty needed to be punished. Do you hear? Fear will not rule my village. There will be no more killings. Go to your homes. And you, Witcher, on your way. No more monsters left around here. Killing folk. And there ain't no rabbit hound. Ox never ho ucciso tutti. Tra l'altro mi hai dato veramente solo 60 corone. Ma la mamma puttana. La mamma puttana. Non mi sento di dire comunque che è cattivo. Magari ha adottato un po' una giustizia di frontiera. Questo non lo so. Sicuramente ora con tutti i problemi che ha il nostro Witcher non mi andrò a interessare dei problemi di Faerûn, del piccolo, che poi in realtà non si chiama Faerûn. Faerûn non mi ricordo nemmeno che cazzo è, ma è un'altra roba. Faerûn, piccolo villaggetto disperso in mezzo ai coglioni. E dato che ci troviamo qui, signori, io non voglio più ritornare in questo villaggio. Yesterday, Admiral Blacklist's longship sailed into port, so we've got fresh goods for you. Perdonatemi, signori, ma tra il caldo lavoro al sole e i ventilatori io muoio. Vediamo cos'è, ci facciamo una bella partita a carte. Let me see what Hotspur brought in. Non hai un cazzo, però sicuramente ti posso vendere questa roba.
non hai assolutamente nulla di utile. Vabbè, io ti potrei vendere delle pellicce, effettivamente, visto che le abbiamo, non ci servono. Tac. Tutto sistemato per il meglio. E ci facciamo una bella partitina a carte, perché no? Tac. How about you take a break from hawking? We play cards instead. Mi dispiace però che hanno ucciso il vecchio. Andiamo, lui seguiva semplicemente le tradizioni, per quanto sbagliate erano. Però non è che lui diceva andiamo a sacrificare i bambini sugli altari di fondo, dai. Siamo onesti. È stato molto esagerato. Mi ha dato in parte molto 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 fastidio. Mi sostituisci lui. Oh, ma abbiamo Triss, porco Giuda. Era proprio da fare questa partita. Era assolutamente da fare. Tra l'altro lui inizia proprio così di cattiveria con Dandelion. Ok. E io ti aiuto, guarda, ti aiuto anche tanto. Guarda che pro uomo che sono. La Madonna. La Madonna, la tristezza proprio. La tristezza. Quattro e quattro otto. Oppure ne diamo direttamente 2 da 15. Allora possiamo piazzare un 15 e un 4. O mettiamo 2 carte dorate e facciamo 30. Questo turno ce lo portiamo a casa. Oppure non è che abbiamo molte alternative. Se l'hai giocata bene mettendogli la carta, ha capito che avevamo molte spie, eh. Se l'è giocata innegabilmente bene. Poi un po' il fastidio che noi abbiamo le spie solo nella prima linea. Già siamo una spia arciere d'assalto e di prima linea. Potevamo distribuirle quando c'erano questi strani bonus. Non facevano più di tanto danno. Posso mettere un 15 e un 25. Sì. Oppure un 10, un 15 e un 17. Perché no? Mettiamo Geralt. Mi spiace, Triss è un po' sprecata, però ragazzi, che cazzo dobbiamo fare? 22. Mi spiace sprecarli così, ripeto. Però andiamo. Ok. Prima volta che usiamo Triss. E mentre volevo rispondere un attimo ai commenti, rispondendo un po' a Dovahkiin Slayer e Stefano, che mi hanno confermato che la mega caverna Skyrim, molto simile a quella della caverna dei sogni, era Blackreach. Grazie a Dio ricordavo un minimo di avevo un minimo di memoria, diciamo così. Ma dove te ne vai, ragazzo, in bicicletta? Questi proprio via. Ciao. Almeno il tempo te li faccio, almeno te li faccio evocare. In seguito sì, Dovahkiin Slayer è stato lui, c'è da dire. Complimenti, effettivamente forse mi sono dimenticato di farli. A consigliarmi il set d'armatura del cavallo di Undvik. Devo trovare ancora Rutilia, tra l'altro io voglio Rutilia, è bellissima. Forza Rutilia, più veloce. Come cazzo ci è arrivato il cavallo sul tetto? Ok, ma ti butto anche quest'altra, tanto il resto non mi frega. E per il resto non sono molto d'accordo con Dovahkiin Slayer, perché comunque per quanto l'idea della missione era molto bella, Witcher, che noi abbiamo sempre visto forte, duro, resistente, che affronta le sue stesse paure, è una bella idea, veramente funziona secondo me molto bene. Il punto che è stata sfruttata in maniera un pochino becera, perché si poteva di fondo fare tanto, poteva fare veramente tanto. Ti ripasso la carta, ragazzo, se non ti dispiace. Solo che non è stato sfruttato appieno, e su questo concordo con Stefano, che è stata molto prevedibile. Di fatto io, senza sapere chissà quale grande strategia, sono riuscito di fondo ad azzeccare. Bellissimo, questo sta facendo tutte le strategie e io riesco a prevederle tutte. Dicevo, tutte le paure sono riuscite ad azzeccarla senza avere questa enorme assoluta conoscenza. Quindi questo non fa nient'altro che confermare il fatto che tutto sommato come missione, come l'idea di missione era bellissima. Oggettivamente a me piaceva. Nel pratico è stata molto molto triste. Ma quanti cazzo di guaritori ne hai? Finatura ne hai cagati fuori 3, puttana troia, amico mio, eh.
e ti restituisco ancora il favore. Fottiti. Tu e quello stronzo non lo metti sul campo. Punto. Oddio. Ora usciva un altro guaritore. Io gli bestemmiavo addosso. Chiaramente gli bestemmiavo addosso. Ok. Però nemmeno lui scherza con le carte dorate. Ne ha 3. Noi ne abbiamo comunque molte di più. Cioè 3, 4, 5. Ne avevamo poi 6, 7. Però, porca puttana, 3 guaritori. Non staccava più la spina l'amico mio. Cioè continuava a evocare gente su gente. Raddoppia la forza. Sì, ok, l'hai messa qui. Ma hai raddoppiato la forza di fondo solo di uno. È veramente triste. Mi chiedo se è arrivato al limite e posso continuare a piazzare carte. Ok. Beh sì, chiaramente si mette lì. Ok. Wow. Ma non mi raggiungi nemmeno se piazzi altre 40 carte, a essere onesti. Giuda, porco puttana troia, la mamma puttana, tu e ste cazzo di carte della merda, l'elfo del cazzo, che qualcuno me lo deve dare, veramente. Ho necessità di avere questo questo coso. Siamo ancora in vantaggio, comunque. Siamo ancora in vantaggio, puttanella. Per un attimo mi sono preoccupato, però siamo ancora in vantaggio. Dicevo, questo elfo profeta io lo devo ricercare, per forza. E fatto ciò, signori, abbiamo fatto l'ultima partita. Stefan Skellen. Forse appartiene a noi, dubito. Dubito. Dubito fortemente. Appunto, apparterà qualche altro regno, ma credo più pragmaticamente apparterà forse, non ne sono sicuro, ma forse apparterà più a Nilfgaard. Non mi ricordo comunque chi sia per esattezza. Ma innegabilmente, fatto ciò, signori, ho risposto a tutti i commenti dello scorso episodio, e quindi direi che sono costretto a lamentarvi che tempo è tiranno, e ci becchiamo nel prossimo episodio.